ho vissuto questa medianità con un grande conflitto verso questa entità. Ho dovuto difendere la mia identità culturale da una comunità sociale fatta, e lo sappiamo tutti, nell'ambiente della parapsicologia ci razzolano un po' tutti. Se si pensa che dai cartomanti ai guaritori, agli indovini, tutti adesso si chiamano parapsicologi, tutti si chiamano medium, addirittura mettono le insegne pure alla porta. E io non me la sono mai sentita di mescolarmi, forse. Non riesco ad essere tanto modesto. Allora io mano a mano che percorrevo questo territorio, nella scrittura del libro, cioè riassumevo questa storia, questo contatto, mi chiedevo anche dove fosse giusto andare e tornare e le cose che portavo poi darle, dirle nel libro. E man mano mi sentivo minacciato, al punto che ho avuto sogni minacciosi, sogni di ammonimento. Non so quanto vero, quanto reale, io uso molti se. In tutto il libro, come li uso in tutta la mia vita, perché certamente i territori che percorro, io lo so che esistono veramente, sono io stesso la testimonianza di me stesso. Cioè non ho inventato niente, e quelli altri che invece con tanta facilità danno nomi e cognomi a entità, fantasmi, apparizioni, date, luoghi, storie, cioè non lo sanno che sbagliano. Io ho capito una cosa fondamentale. L'ho capito sempre attraverso questa entità che, come saprete ormai, no, tutti si chiama Andrea, Andrea è il nome che si è dato. Io ho capito una cosa fondamentale, e lui la sta ribadendo, specialmente nelle ultime sedute, che quando si muore si diventa un'altra cosa. Non si perde la propria personalità, si perde la propria identità, identità nel senso sociale. Quello che è certo è che quello che io ho sempre visto, percepito in questo mio andare e venire, per così dire, attraverso questo varco, questa porta, è impalpabile. È un po', lo dicevo oggi a qualcuno fuori, come stare in questa stanza in questo momento, siamo attraversati dalle stazioni radio di tutta la Romagna, dalle reti nazionali, però non le sentiamo, però le voci passano, anche qua. E quando io entro in questa situazione, che è una percezione interiore, tutta interiore, si capisce, io avverto come, ecco, dei tocchi lievissimi, delle presenze che sono e non sono presenze. Insomma, io ho la sicurezza che loro ci stanno. Perciò che quando mi sono avventurato, e sono 45 anni che va avanti questa storia, io mi sono anche reso conto del pericolo, perché andare e ritornare forse non fa parte della legge, perché se la legge l'avesse voluta avrebbe dato a tutti noi la possibilità di andare e venire. Invece questa legge ci consente solamente due possibilità. O che dall'altra parte comunicano attraverso qualcuno di noi che è nato per sbaglio, insomma, perché secondo me la medianità è un errore della natura. Oppure che si può andare attraverso un lavoro personale, cioè noi andare verso di loro. Non loro venire verso di noi, perché non ha senso. E fra un minuto io potrei essere morto. Com'è possibile che tra un minuto e 10 secondi io non possa dare più un segno di me? Che è successo? Si è fermata soltanto la mia macchina fisica? Significa che è cambiato proprio il nostro stato di esistere. Siamo diventati una cosa diversa. Che deve succedere perché alcuni di voi possano un'altra volta ricontattarmi? Che qualcuno di voi si deve portare sulla mia lunghezza d'onda. Esistono delle regole precise e queste regole precise vanno rispettate. Una volta che è avvenuta la morte, il contatto deve essere interrotto, però può essere ripresa una condizione che il sopravvissuto, diciamo, alla terra, che per loro siamo noi morti e loro sono i vivi, intendiamoci, il rapporto è proprio questo. Cioè Andrea, come esseri umani, immateriali, ci schifa completamente, però. Detto in due parole. Ma infatti poi le cose, da quel punto di vista, stanno così. Non c'è niente da fare, stanno così. Noi siamo pieni di sbagli, pieni di errori. Facciamo pene, pieni di malattie, artrosi, artrite, occlusioni di arterie, non lo so che altro ci abbiamo. C'è proprio un rapporto, un feeling sottilissimo tra noi e loro. Se lo riusciamo a cogliere, se ci mettiamo nella dimensione giusta, forse riusciamo anche chi non è medium, chi non ha capacità esplicite, a mettersi in contatto con i propri cari, con le persone che ha lasciato. Però secondo me non bisogna affidarsi al fenomeno soltanto,
ma affidarsi a se stesso, cioè cercare il contatto in maniera personale. E allora nel momento in cui il contatto si verifica, ecco, voi avvertite quel debole segnale, una presenza. La presenza significa appena magari una scossa che vi prende al cervello, un debole soffio che poi non è un soffio di aria, è proprio un soffio dentro che si avverte, è passato qualcosa. Questo io credo è il vero contatto, anche se poi meno qualificante, perché poi la scienza magari dirà che le cose non si possono provare, che le cose non stanno così. Qua non si tratta di vedere, ma di avvertire. Secondo me il vedere, sì, è un vedere, ma certo io do forma a una cosa che non ha più forma, è chiaro. Con la morte si perde la forma fisica, è evidente che debba accadere così. Si perde anche il linguaggio, perché il linguaggio è legato al cervello. Lo spirito non ha più linguaggio, non ha questo tipo di linguaggio. Per cui ogni volta che loro trasmettono, devono fare vere e proprie acrobazie. Ma dico che queste percezioni sono sempre così, tranne quando comunico con questa entità A. Cioè per diversi anni non è che ne avessi tanto la convinzione. Voglio dire che poi il profilo, ecco, scientifico del fenomeno si è avuto man mano che sono proseguiti gli accertamenti. E mi ricordo la prima volta che andai a fare questa famosa seduta alla Clinica delle Malattie Mentali di Napoli, che allora era diretta dal professore Buscaino, qualcuno di Napoli se lo ricorderà, il vecchio Buscaino, materialista, non credeva manco all'esistenza della psiche, figuriamoci. Era contrario a Freud, alla psicanalisi, a tutto, quindi ci andai con la tremarella addosso. Fare una seduta in quelle condizioni, poi direttamente al policlinico fu fatta, in una situazione abnorme, c'erano gli assistenti, c'era qualcuno del nostro gruppo, ma quando poi dopo mi dissero, sai, l'elettroencefalogramma è uscito così, così, tu stavi dormendo, cioè la cosa comincia a diventare anche più seria per me. Così come quando fu fatta l'analisi delle voci, furono registrate Andrea, altre entità, la mia voce, eccetera, all'Istituto di Elettroacustica di Torino, diretto allora dal professore Sacerdote, disse no, le voci, allora dico, la cosa è più seria di quanto pensassi. Poi c'è un'altra mia teoria, ecco, a proposito, di una estrema vicinanza, io credo, tra l'intuizione, la medianità, la poesia, la creatività. Sì, perché appunto a me la definizione di medium proprio è orripilante. Ma proprio perché, ripeto, perché c'è gente che adesso ormai pure alla porta scrive parapsicologo, medium, chiromante, cartomante, basta aprire certi giornali e si vedono le inserzioni pubblicitarie. Allora dico, allora io sono pure io come loro. Insomma. E a me non sembra lo spirito, questo essere che sopravvive, è una vera realtà fisica, esistente veramente. L'universo è unico e nella sua genesi si è scisso in due parti, diciamo, all'atto della creazione. Una parte è andata a costituire l'universo propriamente detto, un'altra parte, costituita dalla stessa materia, ha avuto un imprinting, per così dire. Questo imprinting di tipo divino ha reso la stessa materia universale una materia individuale, quella che noi adesso chiamiamo lo spirito. Se così stanno le cose, è chiaro che lo spirito e la materia, l'energia dell'universo, hanno delle affinità di base e di origine proprio. In questa maniera siamo molto vicini alle teorie dei fisici, tra l'altro dell'ultima fisica, e questo è molto importante. Come si fa per riconoscere un vero medium, per non essere ingannato? Se semplicemente pensate che tante volte io devo distinguere in me stesso quello che è una comunicazione reale da quella che è la mia fantasia. Io sono nato medium, ma poi sono diventato scrittore e non scrittore medianico. Se questa è la prima volta che mi ci prendo in un libro che tra l'altro sta piacendo anche a me dopo che è uscito, perché prima non mi piaceva più. Nel momento creativo, voglio dire, nel momento in cui uno sta con la pagina bianca e deve scrivere qualcosa, lo stesso accade per i pittori, perciò ho detto l'affinità tra poesia, arti, eccetera. E c'è un momento in cui c'è una parte che viene, ecco, da un immaginario sconosciuto,
C'è un'altra parte che viene da un immaginario conosciuto, cioè l'immaginario che è il referente della nostra vita. Distinguere l'uno dall'altro non è facile, neppure a me stesso. Per esempio, io lo racconto nel libro, nel Sorriso di Giano, che qualche volta, tornando a casa in macchina da solo nel traffico di Napoli, ho provato a imitare l'entità. Io stesso, dico, vediamo se riesco a farlo io stesso, no? E mi sono messo a recitare, no? Come un cretino. E venivano fuori delle cose strabilianti, no? Per cui alla fine mi sono detto che proprio non ci riesco a imitarlo, insomma. Cioè finiva a barzelletta con me stesso, no? Di qua sto diventando imbecille. E una di quelle volte l'ho captato veramente in macchina e ho sentito questa presenza un po' ansiosa di Andrea, che proprio mi diceva ti sta dando di volta il cervello o una cosa del genere. Questo per dirvi che alla domanda come si fa per riconoscere un vero medium, per non essere ingannati, io rispondo che se non riesco nemmeno a riconoscere me stesso a volte, nonostante 45 anni di intensa attività, dico che è difficile, però alcune cose, almeno con i nuovi studi che stiamo facendo di parapsicologia umanistica, si stanno riuscendo a fare. Cioè bisogna anzitutto verificare se c'è uno stato di rilassamento autentico. E questo lo si può fare con un apparecchio, un biofeedback, un elettromiografo, per controllare se veramente c'è uno stato di rilassamento. Secondo, per esempio abbiamo visto durante la mia trance, che aumenta vertiginosamente la pressione. Ultimamente è stata misurata anche 220, 240 la massima, 120 la minima. Poi c'è un decremento. Improvviso dopo mezz'ora torna alla normalità. È un altro controllo che si può fare. Un altro controllo è l'elettroencefalogramma, per vedere se la persona è veramente, oltre all'elettromiografo che controlla il rilassamento, l'altro che controlla il riposo cerebrale. E già siamo di fronte a una situazione, devo dire che quando i medici ho incontrato nessuno si è mai voluto sottoporre a questi controlli. In 45 anni, per quanto mi riguarda, io non ne ho incontrati medici. O se lo erano a un livello non tale da potersi fare su di loro delle ricerche. Ma questo naturalmente dipende dal fatto che una medianità di un certo tipo, per essere utilizzata a scopi scientifici, non è facile trovarla. Però delle volte ci possiamo anche accontentare di medianità che possono lo stesso darci certe tranquillità, certe conferme, se sono accompagnate anche da fenomeni, ovviamente se sono accompagnate da fenomeni paranormali, il discorso cambia. Se ci sono veri fenomeni paranormali, come fenomeni fisici, ma il fenomeno fisico tutto sommato è la cosa più facile da riconoscere. Se vuol dire un medium che ha fenomeni fisici e poi non si vuole far controllare, secondo me è imbroglio. Perché se uno non imbroglio si fa controllare, che scopo ha di non farsi controllare? Tutto il libro è un contatto tra me e l'entità, non attraverso la seduta medianica. Perché i contatti attraverso le sedute medianiche le potete tutte quante trovare registrate, sia da parte del Centro Italiano di Parapsicologia che soprattutto da tanti anni a questa parte dal gruppo di Bologna, che è un po' il nostro alter ego. Mentre invece la parte che riguarda il mio contatto con l'entità, questo non è stato mai pubblicato e questo è il primo libro in cui io parlo di me, ovviamente solamente io lo potevo scrivere. Come avviene questo contatto? Ma il contatto, vabbè, io lo dico nella maniera più semplice possibile, perché per me è un fatto semplice, ovviamente. È quello di mettersi in una situazione mentale ne nemmeno tanto rilassata, se vogliamo, è attentiva. Bisogna mettersi in una situazione di ricezione. Significa non pensare a niente, ma non pensare a niente in assoluto. Proprio crearsi uno stato d'animo, uno stato di attenzione in cui a un certo punto, e evidentemente a me succede questo, poi non lo so dire perché succede, succede che io sento la sua presenza, la voce. Ed è un messaggio che comincia in maniera precisa. Comincia proprio col suo classico saluto, cioè mi saluta proprio. Quando se ne va è proprio un clic, un interruttore che gira e la comunicazione finisce. E molte volte, per quanti sforzi possa fare, non riprende. Comincia proprio con un interruttore che gira, tac, e comincia.
comincia una comunicazione. Certo, complessivamente devo mettermi in una situazione mentale, devo avere del tempo, devo stare molto attento a non confondere il messaggio, appunto, con le mie idee, per esempio. Per esempio, io non chiedo mai cose che mi riguardano, adesso la salute di mio figlio, di mia moglie, non chiedo mai niente, perché so che spesso io mi rispondo, io me ne sono accorto che tre volte, io mi rispondo come vorrei essere risposto, oppure mi crea delle ansie anticipatorie. Spontaneamente è difficile, anche a queste mamme, a tutte queste persone che hanno perso prima del tempo, ma poi sai, prima del tempo il prima è molto relativo. Perciò voglio dire, il fatto che se ne siano andati prima, io lo dico però con molta serietà, anche se in una battuta, forse ha un'importanza molto relativa, andarsene prima o andarsene dopo, potremmo anche andarsene prima e gli altri sopravvivere. E certamente l'incontro c'è, e certamente l'incontro c'è perché io li sento, io li vedo, voglio dire, io ho questi attraversamenti di cui parlo nel libro e li vedo, stanno lì. Non stanno però nella maniera come vorremmo riconoscerli. Sono trasformati, ma è logico che lo sia, ma anche noi siamo trasformati, anche loro ci vedono trasformati. Cioè bisogna un po' mettersi anche dall'altra parte, può darsi pure che loro non ci riconoscono, che loro ci hanno lasciato che eravamo giovani e ci ritrovano che magari moriamo a 80 anni e dicono: ma come, tu sei mia madre e mio padre? Perciò il riconoscimento avviene su un altro piano, l'attrazione si verifica. E se c'è questa attrazione conserveremo l'incontro. Può darsi che dopo poi ognuno se ne vada per i fatti suoi, però poi anche dalle tante testimonianze sappiamo che nel momento della morte c'è questo avvicinamento di quelli che sono stati i nostri cari. Quando abbiamo chiesto anche ad Andrea perché succede che muoiano prima, beh, ci sono varie possibilità. Perché un corpo non è più adatto, sembra che l'esperienza, il progetto, il programma di vita sia scelto prima di nascere. Poi si sceglie una tipologia familiare, ma in una varietà abbastanza ampia, non è che un'entità possa dire io voglio incarnarmi proprio in quella donna, non è che possa scegliere, sceglie una tipologia un po' varia, poi è casuale l'incontro, nell'ambito però di quelle possibilità. Però può darsi che poi succedano tante e tali di quelle cose per cui il programma non possa più essere portato avanti. E allora questo spirito si ritira, se ne va, torna. Perché se le cose stanno così, che lo spirito esiste, che c'è un progetto di vita, che la cosa sembra guidata, che la Terra è soltanto un territorio di esplorazione, di verifica, di informazione, ecco, non diciamo di esperienza. Io ho 5 anni, 10 anni, 15, 20 anni, è un problema di esperienza, di utilizzazione, di utilità. Io dicevo prima che Andrea i corpi umani li schifa un po', ma non è soltanto Andrea a schifarli, voglio dire forse tutti gli spiriti, gli esseri spirituali schifano i corpi, sono costretti a starci, siamo costretti a starci, perché l'abbiamo scelto prima, questa è un po' lo spirito, la filosofia, uno degli aspetti della filosofia di Andrea. Siamo stati costretti a scegliere, a decidere in un certo modo, con una certa approssimazione, di vivere con certi genitori, anche i genitori a loro volta sono soggetti di esperienza. Forse anche i genitori hanno scelto di dover soffrire della perdita di un figlio, anche quello fa parte dell'esperienza. Poi sicuramente li incontreremo, perché stanno lì, perché non dovremmo incontrarlo? Io come medium posso testimoniare questo, che loro ci stanno, e stanno lì. Non dico che stanno ad aspettare, perché sarebbe sciocco pensare a sale di attesa, no? O che ci stiano tirando i piedi. Ma stanno aspettando, sicuramente. Lo stesso Andrea ci ha detto più volte che la voce che noi ascoltiamo non è la sua voce di spirito, lo spirito non ha la voce. Dobbiamo entrare in questo ordine di idee per crearci un rapporto anche un po' più disincantato con il cosiddetto al di là. Lo spirito non ha la voce che noi sentiamo registrata nelle cassette, quella che parla attraverso di me, non è una voce universale, eterna. Nel momento che moriamo la voce appartiene al nostro cervello, alle nostre corde vocali, alla nostra fonazione, è chiaro che non c'è la voce. Come fa a parlare?
attraverso una serie di traduzioni. Lo spirito come qualità spirituale ha bisogno di legarsi a un tipo di materia, quella che poi noi chiamiamo l'anima, una struttura d'anima. Andrea si è dovuto prendere una struttura provvisoria di quest'anima. L'anima è un quid, una qualità, una modalità dell'energia che entra, può entrare a contatto con le nostre zone cerebrali, quelle più rarefatte, con i nostri neuroni. Lì, attraverso una serie di operazioni di traduzione di segnali, siamo proprio nel campo della traduzione dei segnali. L'entità riesce a comunicare e a portarci la voce che abbiamo. Evidentemente, secondo il tipo di apparecchio finale, così arriva il tipo di voce. Forse Andrea, parlando in un altro medium, potrebbe avere un'altra voce, perché l'altro medium gli presta altre qualità di traduzione, di risonanza, di trasmettitore, non lo so.